Eh, eh, vado da sì. vado da un'altra parte ma ti volevo chiedere del libro nuovo perché sì. poi leggeremo due poesie dal libro nuovo e questa è la domanda? sì, volevo chiederti, <ride> no, volevo chiederti questa cosa della traduzione perché appunto a noi interessa molto eh, sì. e a me interessa molto eh, ed è appunto tu sei anche traduttrice e appunto questo libro è, è interessante proprio perché è un libro che parla molto anche dell'Italia, dove, eh, dove si racconta anche l'apprendimento dell'italiano. Io ho letto sempre eh, nel, nell'intervista eh, che leggevo oggi che tu hai imparato l'italiano per in realtà come per dare fiato al lutto, cioè come per dare più spazio alla, alla lingua. E, e quindi ho, tro ho trovato una cosa, devo dire, incredibile, nel senso che l'idea di imparare un'altra lingua proprio per come dire, avere più, più spazio, più, eh, per non dover dire per esempio mia madre è morta, ma il fatto di dire mia madre non c'è, è, sì, è sì. comunque una, una cosa per cui il, come dire, il dolore arriva più tardi, arriva dopo perché appunto è come se ci fosse più spazio tra te e questa cosa no non è che arriva dopo non è che arriva più tardi è, poi, è più che arriva frammentato che il lutto mm. arriva fra diverse porte diversi finestre diversi angoli e eh, che sembra più una, un collage, una, una cosa fa, fatta da, da tanti diversi sentimenti, di, di, di tanti diversi suoni, di tante diverse anche culture, che lo è in realtà, è anche diversi tempi, quindi non è che creo un, una pausa prima di arrivare al lutto, ma mm. che crea... Mm, Pareti? Pareti. Pareti in un edificio per camminare in diverse direzioni. E, mm. e, e quindi questo nuovo libro è un pochino, pochino surreale per quello, che è molto mm. più frammentato. Sì, sì. Frammentato anche con la lingua, che a volte scrivo in inglese, a volte non scrivo in inglese, ci sono anche delle parole spagnole, delle parole. Italiano, anche perché dopo la morte della madre si è trasferito mio padre in Argentina e lui ha imparato lo spagnolo quindi ci sono anche c'è un, una poesia in questo libro nuovo uh, che usa tutte le parole che ha scritto lui in un quaderno mentre stava studiando spagnolo dopo la morte della, della madre e, e uso queste parole in spagnolo uh, mh, per raccogliere tutte le sue cose dopo la morte del, del padre, cioè eh, quando dovevo andare a Buenos Aires per mh, vendere il suo appartamento, per uh, pulire tutte le, le sue cose, ho trovato questo quaderno pieno di frasi, spagnoli, eh, frasi spagnole e, e ho usato quelle frasi eh, fra le cose, fra le descrizioni delle cose nell'appartamento per, per camminare nell'edificio eh, in diverse direzioni. Sì, e, e, ma è, è anche quello che fai con l'italiano, eh? per esempio nella poesia che stiamo le le per leggere, che le adesso leggiamo, fai la stessa cosa, no? Sì, Perché... quelli... eh, quella sì. Quella poesia che stiamo per leggere forse era la prima poesia che ho scritto eh, per questo libro nuovo è stato scritto anche tipo tre anni, quattro anni dopo la morte della, della madre. Eh, quindi non, non ho, quello che ho scritto per, per anni era solo un eco, e poi mh, mi sono trasferita per tre mesi a Roma e quando sono arrivata. Era proprio all'inizio dell'apprendimento dell'italiano. Ho visto le parole in uno spazio mh, tatibile, cioè visibile, uno spazio vero. Mm. E volevo, mh, volevo toccarle, volevo toccare la lingua che mh, mi voleva portare avanti. Okay. Scusa che posso, posso, posso provare a stare più, più chiara se vuoi, ma... No, no, no abbiamo capito, il fatto eh. che le volessi toccare è, abba è un'immagine abbastanza plastica. Sì. sì. Senti, leggiamo, leggiamo queste poesie? Ok, ok, leggo prima io sì. o leggi prima tu? No, leggi prima tu e poi io leggo la traduzione. Ok. cerco ok uh, sì ero proprio molto interessata nel vostro nel vostro modo di essere innamorata nel, vo del, nel vostro modo di essere innamorata sì, uh, che il vostro il, il vostro concetto dell'amore è così diverso del, del nostro uh, ok Eh uh, si uh, Lingua In what's lingua? In what shapes do words stay while they wait to be spoken? What or they absorbs into puddles on roadsides immune to goodnight's grip on grandfather clocks. Sefocient slips through diamond-shaped chain link while. If I were you clings to mesh screens. The question of what a word means is replaced by Vol what the word wants to say. The word for why is the word because. A word for love is also the word for fishhook. The verb be in love is reflexive, enamorarsi. To use it, we need a subject, not an object. I myself love you. Yourself. You're asleep in the bed as I write this. On the headboard, five stems of yolk yellow narcissus run rain splattered shadows along your left arm. Your elbow extends toward the space I will fill. Gomito, your elbow. Gomitolo, a skein of yarn. The word in Italian for puzzle is puzzle. You told me this while we were walking beside the river. There was still the same star in the sky. A pale blue balloon had been trapped by the dam, and it floated the falls in broad rings. We swallowed its weightless bobbing in the white, undoing water. Palone, I said, and pointed. Posso dirti che il fiume sarebbe il, il Tevere? E, e Ma questa, adesso mentre la rileggevi, in effetti pensando alle cose che mi hai detto sul fatto delle, delle, delle parole che vanno in diverse direzioni, questa cosa sembrava veramente cioè, evidente quasi. Sì, sì. Mm. Leggo la traduzione, allora. In quali forme restano le parole mentre aspettano di essere dette? Buonanotte assorbe le pozzanghere sui marciapiedi, immuna alla presa del good night degli orologi del nonno. Se fossi in te si arrampica sulla lucente catena di metallo mentre, If I were you, aspetta sulle zanzariere delle porte sul retro. In italiano, la domanda, What does it mean? diventa How does it want to be heard? La parola per dire why è because. Una parola per dire l'amore è anche una parola che indica l'amo dei pesci, l'amo. Il verbo to be in love è riflessivo, innamorarsi. Per usarlo serve un soggetto, non un oggetto. Io amo me stesso, tu te stesso. Mentre lo scrivo, stai dormendo nel letto. Sulla testiera, cinque steli di narcisi gialli come tuorli gettano ombre bagnate di pioggia sul tuo braccio sinistro. Il tuo gomito si stende nello spazio che io riempirò. Gomito, your elbow. Gomitolo, una matassa di filo. La parola italiana per puzzle è puzzle. L'hai detto mentre passeggiavamo vicino al fiume: c'era sempre la stessa stella in cielo. Un pallone celeste era rimasto intrappolato nella diga e galleggiava sulle cascate in ampi anelli. Una metafora per tutto. Abbiamo inghiottito il suo ondeggiare senza peso nell'acqua bianca che si disfaceva. Pallone, ho detto, indicandolo. Mi piace molto la fine, indicandolo, che per me è solo un suono, non ha molto significato indicandolo, è solo un suono, che mi piace molto il, il suono. Ti piace come suona? Eh, la poesia deve, deve suonare, altrimenti che sì. cos'è? Niente. Sì, eh. sì, ma anche l'amore un po', cioè mi ricordo questo rapporto, ho conosciuto una, un ragazzo a Testaccio, a Roma. Mm -hmm. e, mh, Abbiamo deciso di vivere insieme. Eh, lui, mi, più o meno, mi, mi ha insegnato italiano, eh, gomitolo, go, gomito, innamorarsi, pallone, eh, puzzle. E eh, eh, tutto il nostro rapporto era fondato sulla, sulla, sullo, sullo scambio della, delle parole, dei, dei suoni, che, era, che bastava sembrava contenuto. L'amore sembrava proprio contenuto nel fatto che il gomito era così simile e così diverso della, del gomito. Che gomito e gomito sono mh, la stessa. Condividono uno spazio e, e, e poi si creano un, un mondo intero con la, sì. con la loro differenza. Ma perché hai detto che le nostre idee dell'amore sono così diverse? Eh, perché voi, cioè voi italiani e noi inglesi, intendi? Sì. Perché voi avete innamorarsi, eh, tu non puoi dire io ti... Mm, quando, quando dici I feel like... I fall in love with someone. Eh, è più importante il someone. Mm. Non, noi in inglese non abbiamo mi innamoro, non esiste. Mi innamoro. Mi innamoro. Sì, non, 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 non lo diciamo in inglese. cioè Però... I love. Eh, dipende sempre dalla persona uh, di cui mi innamoro. Sì e eh, eh, eh sì. voi invece dipende... siamo, siamo più narcisisti sta dicendo non direi per niente no eh, siete sicuramente siete più innamorati dell'amore mm. della Beh. sensazione dell'amore sicuramente voi però io se avessi un, un verbo come fall in love mi preoccuperei sì perché è pericoloso vero? è pericoloso certo eh, sì, è sì come, come mi ha provato a, a mh, avvertire, avvisare mia madre da, da piccola, cioè non, non innamorarti perché è così pericolosa, perdi te stessa, sempre in inglese, fall in love significa perdi te stessa, che no, non è una cosa bella per noi. No. Soprattutto noi donne, eh sì. Vabbè, ma non ascoltiamo mai i consigli delle mamme, dai. Purtroppo, no, no. <ride> no. Va bene, eh, grazie Teje eh, grazie, grazie di te. questa conversazione. Grazie a te. Eh, Ci vediamo, presto. Ci vediamo presto. presto. Ma questo è sempre registrato o. Cioè, stiamo dicendo ciao per bene. Stiamo dicendo ciao per bene. Ok. <ride> sono contenta di vederti, sono contenta di sentirti. E scusa che eh, a volte quando parlo non, non faccio molto senso. Non, non... No, abbiamo si capisce benissimo, eh, c'è un po', appunto, la traduzione è sempre, qualcosa va sempre perso, ma eh, non, non è importante, il resto è, è colmato dal, da, 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 dall'affetto, almeno per quanto, per quanto mi riguarda. Sì, sì, va bene. Ciao, Ciao cara.